La battaglia contro il Covid a quanto pare è ancora lungi da essere vinta e si moltiplicano le manifestazioni di questo mondo del commercio che non ne può più, vero? Assolutamente sì, lunedì 1 marzo saremo in modo congiunto anche con l'altra associazione di categoria presenti praticamente a Pisa, dove tramite un cordone umano naturalmente con debita distanza e mascherine arriveremo in Piazza dei Miracoli proprio per consegnare le richieste appunto delle aziende di tutte le tipologie e le categorie merceologiche in mano al prefetto di Pisa e a tutti gli altri anche amministratori pisani. Naturalmente sono fatte queste mobilitazioni a livello provinciale, quindi durante appunto la giornata ci saranno anche altre province, altri comuni che avranno appunto il loro presidio, naturalmente sempre in collaborazione appunto con l'altra associazione, e da lì vogliamo far sentire nuovamente la voce delle aziende, naturalmente in forma pacifica e rispettando le regole, perché naturalmente non rinneghiamo, non l'abbiamo mai fatto, la presenza di questo, purtroppo, questo virus che ormai da un anno attanaglia in primis la vita, la salute dei cittadini. Non siete negazionisti. Assolutamente, assolutamente. Il virus c'è, va combattuto, e proprio perché l'abbiamo sempre fatto, anche le nostre aziende l'hanno fatto, sempre fatto per prendere anche, diciamo, riprendere e rifare anche le linee guida ai tavoli istituzionali, fatte proprio per far riaprire le attività e far lavorare in sicurezza. Gli imprenditori lo sanno, sono pronti, lo sono sempre stati anche nei mesi scorsi, dove abbiamo visto e continuiamo purtroppo oggi a vedere l'alternarsi settimanale di questi colori, giallo, arancione e rosso, che sta veramente nuovamente mettendo in grave crisi le aziende appunto di tutti i nostri settori. Quindi l'invito è quello di venire veramente in tanti alla nostra mobilitazione, è aperta a tutti i settori merceologici e anche ai dipendenti e ai collaboratori delle aziende, perché se le aziende chiudono, naturalmente tutto l'indotto, in primis anche i dipendenti e i collaboratori, viene meno. Quindi l'invito è alle 11 in Piazza dei Miracoli a Pisa, lunedì 1 marzo 2021. Qual è il polso della situazione? Cosa dice il mondo del commercio locale a un anno praticamente dall'inizio? Ma dice che purtroppo poco è cambiato, perché naturalmente in un anno, indipendentemente dalle linee guida appunto che erano state anche portate dalla nostra associazione di categoria al governo e che erano state anche adottate dallo stesso governo, poco è cambiato. Siamo comunque alle porte di marzo all'incirca e specialmente da qui in Toscana vediamo già due comuni, se non erro, in zona rossa, quindi diciamo l'auspicio non è molto positivo. Le aziende dopo un anno, c'è una filiera che sta soffrendo, ha sofferto anche appunto da un anno a questa parte, ed è quella sia dei dipendenti e collaboratori ma delle aziende, nel senso che ogni azienda ha un suo poi collegamento, una sua filiera, chiamiamola così. Quindi se si blocca, ad esempio, un pubblico esercizio, un bar e ristorante, da lì si blocca poi tutto quello che è appunto il mondo del venditore della rappresentanza, di caffè, venditore di farina, venditore di palette, di bicchieri, lavanderia. C'è un mondo dietro, quindi a maggior ragione la mobilitazione è fatta con tutte le categorie, indipendentemente dal terziario, proprio perché siamo tutti collegati. Questo deve far pensare al primis al governo e poi insomma a chi ne gestisce anche a livello territoriale. Naturalmente il 1 di marzo abbiamo invitato sindaci e assessori di tutte le province, perché crediamo che la presenza poi del primo cittadino, dell'assessore, che è poi tutti i giorni a combattere a livello anche burocratico e non solo con noi come associazione ma con gli imprenditori stessi, sia dovuta.